I gioielli li vendiamo un po' alla volta. Quando avevo i soldi, quelli veri, allora sì che ti facevo filare. Io ogni giorno mi aspetto di vederti apparire d'improvviso sulla porta, bellissimo, con una faccia arrabbiata da eroe, e che spaventi a morte tutti quelli che si approfittano della tua assenza. Papà, senza di te sto male. La notte scorsa ho sentito il rumore di una macchina che veniva e che ripartiva. L'hai sentito anche tu? I signori desiderano. Una camera con due letti, pulita. Mi dispiace, ma non possiamo accettare altri clienti. Il personale è poco. Sono sola. Mamma, non mi piacciono i nostri clienti. Non fare la bambina, Rosa. Non piacciono neanche a me. Ma l'unica cosa che conta è che dobbiamo mandare avanti quest'albergo. Da qualche tempo sono tanto inquieta. Come se stesse per succedere qualcosa. Si è spezzato il collo, proprio come mia moglie. Già, tu scappi in Svizzera coi soldi, te ne freghi. E se la vecchia fa storia? Il lago. C'è sempre il lago. Sai fare le ombre cinesi? Certo. Le facciamo su quel muro là, ti va? Pao. 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 Pao.